Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. A marzo avevamo avuto un altro video assaggi Tiger che ha avuto veramente molto successo, un sacco di visualizzazioni, più di 500. E da lì vi avevo promesso che ce ne sarebbe stato un altro, però... no, bugia, in realtà sono stato un'altra volta a Tiger, però non c'era niente. Ieri avevo un po' di commissioni da fare e sono ritornato da Tiger perché ne ho avuto l'occasione, ho comprato un po' di cosine e le assaggeremo insieme. In realtà non sono tutte di Halloween, però metterò Halloween nel titolo perché qualcosa di Halloween c'è, quindi non vi arrabbiate, ah, ho messo il titolo clickbait. Iniziamo con quello che ho più a portata di mano, che sono questi pesciolini in stile caramella gommosa. Il mio zoom umano, assaggiamo. Per chi segue i video ASMR, io non sono portato a fare gli eating sounds. E qui ne ho la prova. Sto facendo schifo, sto masticando come uno scaricatore di porto. Finisco di mangiare, taglio e andiamo col prossimo assaggio. La seconda cosa che voglio assaggiare sono questi torroncini che io pensavo fossero di Halloween, ma sono dei normalissimi torroncini. Così forse si vedono meglio. Ne assaggio uno, anche se dureranno sicuramente poco, e cercherò di masticare in maniera un pochino più signorile, visto che non sono gommosi. Molto buoni, molto buoni. Mi sono ricordato che non ho dato il voto prima ai pesciolini. Niente di particolare in realtà, una normalissima caramella gommosa d'arancia. Quindi direi che più di 7 non do. Se lo scriverò al momento giusto nel video il voto, così per avere un editing un pochino più carino. Questi torroncini invece si beccano un bel 8 perché mi piacciono di più. Assaggiamo ora. Assaggiamo questi cioccolatini al caramello con dentro la mandorla. Anche qui ne assaggio uno, giusto per... Ma come ci dispiace di assaggiarne uno, eh? Ah, non ve l'ho fatto vedere. Così, assaggiamo. All'inizio non si sente molto, sembra il classico cioccolatino, poi alla fine, quando non ci sperate più, diventa del godurioso caramello. Quindi mi sento molto alto di voti, da un bel 9, e alla fine vi dirò lo snack preferito quando li avrò assaggiati tutti. Adesso assaggiamo questi, che io vorrei tanto riuscire a leggere cosa sono. Si trova l'italiano. Prima o poi troverò l'italiano. Caramelle alla liquirizia, ecco, trovato. Sono stato bravo, dai. Assaggiamo una caramella alla liquirizia. C'era un'ulteriore confezione che non avevamo previsto. Chiamo e la faccio aprire. Allora, mi sono fatto aprire le liquirizie. Piccola distrazione di entrambi, mia e del cameraman. Assaggiamo.
Allora, a me già piace la liquirizia. Poi in più, questo è quell'aria zuccherosa in più che fa ingrassare solo a parlarne. Però è buono proprio per questo. Quindi si becca un altro nome. Assaggiamo il biscottino, che spero di riuscire ad aprire senza difficoltà. Bravo! No, uno solo. Per il video, uno solo. Waffles tedesco, dice qui. No. Dutch vuol dire olandese. Sì, mi stavo confondendo con Deutsch. Dutch waffles, assaggiamo. Io non ho letto gli ingredienti. Però molto burroso, come piace a me, dolce, buonissimo. Ragazzi, questo me lo mangio tutto. E vi taglio il video, visto che abbiamo guadagnato una ripresa in più. Eccoci qui, ragazzi. Credo di aver ripulito la bocca. Ho dimenticato di prendere il tovagliolo, giuro che dopo lo pulisco. Il Dutch Waffle si becca un bel 10, perché è veramente qualcosa di stratosferico e spettacolare. Si resta ad assaggiare a questo punto. Mi sembra l'ultimo snack. Oh my god. Sì. Lo snack che dà il senso al titolo del video, per il quale non potrete dirmi che è clickbait, sono queste qui. Questa goduria di cioccolata. Assaggio. Buonissimo, molto buona, però ragazzi, il titolo ufficiale di snack preferito se lo detiene comunque il waffle olandese, perché comunque sia della normalissima cioccolata questa, capite? Che si becca comunque un bell'otto. Però il waffle è stato il waffle, veramente una cosa goduriosa. Ho speso in tutto 13,20 euro. Voi vedrete, sì, grazie, dopo. Voi vedrete questo video, penso la prossima settimana, perché non c'è un altro che ho già preparato. E no, non sono pazzo, ma la settimana scorsa faceva freddo, oggi fa caldo. Quindi vedrete la differenza. Spero che il video vi sia piaciuto, io finisco il cioccolatino. Vi ricordo, se non siete già iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e di seguirmi su tutti i social. Vi ringrazio per avermi guardato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!